Ciao amici, ben ritrovati. Oggi mettiamo a confronto due stilografiche che mi piacciono molto, la Twisby Diamond Mini e la 580 AL. Sono due stilografiche che a me piacciono molto, avrete visto la recensione delle singole penne se siete interessati. Non vi nascondo che da un punto di vista estetico mi piace moltissimo questa, perché è bella. Anche le rifiniture sono delle rifiniture che trovo quasi quasi oltre il prezzo richiesto per l'acquisto della penna, a me piacciono davvero molto, però devo dire la verità che essendo un appassionato di penne di medio-piccole dimensioni, la mia preferenza proprio squisitamente personale va alla Mini. Andiamo a metterle un pochettino in confronto, le ho caricate con due blu. Uno il blu d'ordinanza, ovvero il 4001 Pelican, il Royal Blue, un inchiostro fra i più comuni, quello che troviamo un po' dappertutto. E poi uno degli ultimi arrivati sul mercato, il Lamy Blue, il Benitoit. Sapete che c'è questa nuova linea di inchiostri Crystal, quindi una gamma superiore a quella che è quella degli inchiostri Lamy, che sono ottimi inchiostri, dedicata alle pietre, alle gemme, ai minerali, per essere più precisi. Andiamo a vedere come scrivono e non prima di avervi detto che sulla piccola ho montato il pennino 1.1 Lamy Benitoit. Su quest'altra c'è il 4001 blu, con il pennino, se non sbaglio, è il pennino extra fine. L'ho dovuto guardare un po' da vicino perché è un extra fine che inganna un pochettino, perché le dimensioni di questo pennino sono abbastanza ampie e la punta sembra quasi un fine che un extra fine, ad occhio, sto parlando ad occhio. Allora, lo vediamo subito che la differenza in termini di lunghezza c'è tutta e ci mancherebbe che non fosse così. La 580 è bella, è una penna che possiamo dire completa. Poi a me piace proprio tanto questo aspetto futuristico che ha, in un certo senso, dico futuristico perché essendo a vista e avendo questo meccanismo a pistone e questo fondello così con un po' d'argento, insomma, la trovo molto cyber, molto bella. Altrettanto è la Mini, anche se tutto quanto è un pochettino più ristretto. Una volta aperta mi piace ancora di più che col cappuccio, perché trovo che la silhouette venga un po' troppo gonfiata nella parte dell'innesto del cappuccio. Invece senza la trovo più lineare, più pronta, più bella. Andiamole subito a provare, vediamo come si comportano. Il mio è un quaderno Pini, ormai sapete che diciamo mi trovo abbastanza bene con questi quaderni, hanno moltissima varietà per l'utilizzo così della grafia comune di quando devo appuntare qualche cosa. Sì, è proprio una penna col pennino fine. Anche se mi sembrava più grosso, vedendolo a vista, molto bello, l'inchiostro è un inchiostro Pelican 4001 Royal. Bella. Lo abbiamo già visto nelle prove, una penna stilografica completa, una penna che si trova certamente ad un prezzo, in una fascia di prezzo dove ci sono moltissime concorrenti, però questa è bella, si lascia scrivere, passatemi questo modo di dire, si lascia scrivere con molta disinvoltura, è anche piacevole, possiamo dire sì, assolutamente. Si avvertono le dimensioni e quando andiamo a calzare il cappuccio, che non si avvita né diciamo a qualche clic, si innesta e basta, perché ovviamente ruotandolo si ruoterebbe il pistone, il comando del pistone. Col cappuccio calzato per me è esagerata, nel senso che non solo è una penna molto lunga come potete vedere, ma molto molto sbilanciata nella parte alta. Proviamo. Sì, è molto veloce anche per quel che riguarda gli appunti. Si sente una certa inerzia, certo, perché comunque stiamo parlando di una penna un po' grandina, un po' cicciotta, il diametro è quello giusto. Vediamo come se la cava questa. Premetto,
Premetto, il pennino 1-1 della Twisby mi piace molto, è un pennino di quelli che mi piace, assieme a quello della Lamy, forse anche con una piccola preferenza per questo. Qui c'è un'altra penna perché un po' è vero che la fa il pennino, ma un po' sono queste dimensioni così raccolte, così contenute, che non sembra di avere in mano quasi un peso, cioè non si sposta nessun peso, ma già è leggera, molto compatta, quindi fa un po' quello che le chiediamo di fare. In questo caso l'inchiostro è il Lamy Benitoit. Vi ho detto che sono dovuto andare a vedere che cos'è questo Benitoit prima di recensire l'inchiostro. Tra l'altro è una bella tonalità, di quelle un po' temi, un po' pastellate, come sono tutti gli inchiostri di questa linea Crystal. Piacevole, bella, la formulazione io ritengo, senza aver fatto un'analisi approfondita perché non ho gli strumenti e le competenze per farlo, ritengo che sia dello stesso livello dell'altra linea, perché sono ottimi inchiostri, sono molto, molto scorrevoli, rendono tutto molto facile e questo non fa differenza. Le tinte sono belle, effettivamente è una bella tinta. Questo è un pennino che si fa amare. Stilografica, mi segno trasparente. Sì, è bello scrivere anche in corsivo, cosa che è un po' meno, diciamo, come posso dire, meno naturale con la 580, perché? Perché è più grande, però è anche una penna che dà molta soddisfazione, perché è chiaro che è un po' più penna, non nascondiamocelo. Quando vi parla un personaggio come Marco Chiari e tanti altri miei colleghi, dovete sempre tenere presente che non hanno solo questa penna, non hanno solo questa, quindi è facile dire, beh, ma tra le due mi tengo questa perché magari ne ho altre diverse, come questa, più grandi, di dimensioni più generose. Quindi questo è un rapporto, proprio un confronto diretto fra le due. Molto bello, molto scorrevole tra l'altro anche questo pennino AF. Però, ve l'ho detto, dal punto di vista della piacevolezza della scrittura, io mi trovo molto bene con questa. L'ho provata anche con il pennino fine, extra fine, è altrettanto bella, ma col pennino 1-1, secondo me, si presta proprio anche, ve l'ho fatto vedere, sia per gli appunti, quelli veloci, perché non c'è niente da governare, è tutto in mano. Se scrivo, provo a fare la stessa cosa con questa. Vedete che scappa un po' di più? Scappa un po' di più non solo per l'inchiostro che diciamo non essere all'altezza, per quanto bene vogliamo al 4001 Pelican, non è all'altezza dell'Ami, ma anche perché c'è più massa, c'è più inerzia, c'è più peso della penna e quindi ad ogni movimento vi porta quello scartino in più e vi allontana dalla traiettoria che avete impostato. Per il resto sono due belle penne. A me una piccola preferenza per questa, comunque guardate anche che belle le tinte. Il Royal Blue, l'ultimo che ho acquistato, questo è l'ultimo calamaio che ho acquistato di non so quanti, di 4001 Royal Blue, mi sembra che abbia un pochettino che strizzi l'occhio, un pochettino di più al violetto. Non lo so, forse è una mia impressione, forse chi lo sa se qualcosa è cambiato, ma magari basta solo uno stato di conservazione nello stoccaggio del magazzino diverso dall'altro, un lotto dall'altro, chi lo sa. Mi pare di vedere questo rispetto agli altri che ho avuto. Cari amici, grazie a tutti voi e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao!